Il 20 e 21 settembre in Italia si voterà il referendum per approvare o meno la legge sul taglio dei parlamentari. Il numero dei rappresentanti alla Camera passerà da 630 a 400 e i seggi elettivi al Senato verranno ridotti da 315 a 200 se vincerà il sì. Anche in Friuli Venezia Giulia i cittadini verranno chiamati ad indicare la propria scelta in maniera consapevole e autonoma. Al fine di approfondire i motivi del sì e del no, il Circolo Nuovi Orizzonti di Rizia Udine ha organizzato lo scorso 11 settembre, in collaborazione con l'ANPI di Udine, una serata informativa rivolta a tutti quei cittadini che vogliono capire bene cosa votare. La serata è stata moderata dal dottor Dimitri Girotto, professore di diritto costituzionale, e presenti al dibattito c'erano Christian Sergo, del Movimento 5 Stelle, favorevole al sì, e il politologo Marco Cucchini, che ha invitato a votare no. Entrambi hanno esposto le loro motivazioni, citando anche il precedente referendum del 2016, voluto dalla legge Renzi-Boschi, e spiegando la scelta di quella volta del no. 4 anni fa anche il Movimento 5 Stelle aveva votato no. Il consigliere regionale Sergo ha confermato che la riduzione al numero dei parlamentari sarà solo un primo passo, ma sarà necessario. L'argomento del taglio dei parlamentari è in ballo ormai dal 1985 e questa potrebbe essere una grande occasione, a suo parere, per iniziare a mantenere le promesse che il Movimento 5 Stelle ha fatto ai suoi elettori nel 2018. Sergo ha affermato che non si può parlare di un danno alla democrazia, in quanto i poteri dati alle regioni, in particolar modo al Friuli Venezia Giulia, che è una regione a statuto speciale, non verranno messi in discussione e verrà garantita la rappresentatività territoriale a tutti quei cittadini che hanno dato la loro fiducia agli schieramenti attuali politici tramite il loro voto. Marco Cucchini ha confermato in maniera decisa la sua scelta per il no, perché la sua sensazione è che quel 36,5% sarà un taglio drastico e pesante al numero dei parlamentari. Ha affermato che ogni volta che viene fatta una riforma, in qualche modo viene danneggiata la sovranità popolare e che invece che ai numeri si dovrebbe pensare a una seria riforma delle funzioni delle Camere e di una revisione del sistema elettorale. Temi che naturalmente questo referendum non tocca. La riforma, a suo parere, va bloccata subito perché c'è un rischio alto che attraverso i tagli vengano eliminati semplicemente quelli che non contano, quelli che Cucchini ha definito le anime belle. E molto probabilmente anche le donne, limitando così la voce femminile nel mondo della politica. Anche l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, presente all'incontro informativo dell'11 settembre, si è schierata a favore del no, in quanto ritiene che ci sia un alto rischio che la democrazia venga danneggiata. Le conquiste di libertà fatte dai nostri nonni verrebbero meno ed il controllo delle nomine da parte dei partiti politici limiterebbe la rappresentanza delle donne sul territorio. L'articolo 48 della Costituzione recita: il voto è personale, uguale, libero e segreto, e il suo esercizio è un dovere civico. Anche se il referendum del 20 e 21 settembre risulterà valido senza il raggiungimento del quorum, tutti i cittadini sono invitati a informarsi prima e a dare la propria scelta poi, al fine di esercitare quello che è il diritto al voto. Un diritto individuale strettamente collegato ai principi di democrazia, di sovranità popolare e di cittadinanza. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science.